da una parte ha una legge scritta che in alcuni punti è aleatoria, vedesi la legge sull'amministrazione di sostegno, che lascia ampi spazi interpretativi, e una prassi che è la totale negazione dei diritti umani. In che termini? Allora, l'amministratore di sostegno dovrebbe occuparsi dell'amministrato, sia a volte della cura della persona o del patrimonio. Il decreto di amministrazione di sostegno viene messo dal giudice tutelare anche a volte senza una CTU medico legale. Quando viene messa a seguito di una CTU medico legale, qui abbiamo dei seri problemi. Quindi dobbiamo parlare di valenza giuridica del documento medico certificativo. Allora, sia nel caso in cui venga emesso senza la CTU, nel caso in cui venga emesso dopo una consulenza tecnica, il contenuto dell'amministrazione di sostegno può essere talmente ampio che può integrare gli estremi di una vera e propria interdizione, quindi si possono togliere al soggetto amministrato tutti i diritti civili. La cura della persona non viene interpretato come un processo di recupero se non nella carta, ma di fatto si traduce molto spesso con una vera e propria costruzione del malato. La persona viene messa, nella maggior parte dei casi, in un istituto a carico dello Stato. Vengono richieste le prestazioni economiche a carico dello Stato, vedesi 104, vedesi indennità di accompagnamento, le varie pensioni, inabilità, ma soprattutto la persona non ha il diritto più a esprimere il proprio consenso alle terapie mediche. Stiamo attenti su questo, perché questo è il punto focale della questione. La cura della persona significa cura come benessere, ma questo non può prescindere dalla volontà della persona amministrata o comunque dai bisogni reali. Qui noi siamo in totale assenza di qualsiasi controllo da parte dello Stato, perché queste persone che sono amministrate hanno un trattamento sanitario obbligatorio atti vitam in totale violazione di qualunque normativa dello Stato, anche della stessa legge 180 sul trattamento sanitario. Il soggetto amministrato è messo in una struttura, non ha facoltà neppure di aprire bocca, detto in termini non giuridici, perché gli vengono fatte tutte le cure che vengono decise dal suo amministratore, quindi non ha diritto di parola, in totale violazione dell'articolo 32 della Costituzione, del diritto alla salute. Andiamo nello specifico, la certificazione medica. Nei casi in cui non viene neppure nominato il consulente, noi siamo nel pur arbitrio totale, assoluto, delle decisioni di un magistrato, che può avere il contenuto più ampio. Anche qui assistiamo alle cure, tra virgolette, di una persona, a una vera e propria costruzione del malato. Quando c'è la certificazione medica, dobbiamo interrogarci su quale certificazione viene data all'amministrazione di sostegno, viene concessa. Allora, il parallelismo con le prestazioni economiche a carico dello Stato è incalzante. Si assiste sia nell'amministrazione di sostegno, ma anche nelle prestazioni economiche a carico dello Stato, come l'invalidità civile seguenti, al fenomeno della ciclostilazione della diagnosi. Questo l'ho ribadito nella mia testimonianza, l'ho ribadito nelle mie sentenze, sempre trasmesse a PNZ. Cosa succede concretamente? C'è un certificante che certifica una patologia di qualunque genere, viene portata davanti al giudice tutelare, il giudice tutelare non nomina, nel caso dell'amministratore di sostegno, un consulente tecnico iscritto all'albo dei CTU del tribunale. Il consulente tecnico ricopia la stessa medesima diagnosi della certificazione medica. Il giudice ricopia, tra virgolette, la
stessa diagnosi del consulente. Allora, quello che io mi sono chiesta è su quali basi questa avviene giuridica. Innanzitutto, la certificazione medica, queste diagnosi, hanno nel loro contesto certificativo dei validi elementi probatori? Questo io lo scrivo sempre chiaramente nelle mie pronunce. Hanno degli elementi probatori che possono confermare la validità delle stesse diagnosi? Molto spesso no. Da qui ci dobbiamo interrogare sulla valenza giuridica del documento medico ai fini medico-legali. Allora, una certificazione che riporta una diagnosi di qualsiasi tipo, di qualsiasi branca della medicina, deve essere corroborata secondo i canoni della medicina legale, da esami strumentali, da qualunque altro elemento a corredo probatorio che ne dimostri la veridicità. Questo nella prassi non avviene. Quindi noi abbiamo una ricopiatura della diagnosi da parte del consulente, che molto spesso non va ad approfondire le reali patologie della persona. In primis perché la consulenza esplorativa in teoria sarebbe vietata da costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte. Ora, il consulente si dovrebbe attenere a quelle che sono le documentazioni mediche agli atti. Nella grande maggioranza la documentazione medica agli atti non ha alcuna valenza giuridica, ossia non ha la certificazione. Vi è solo la diagnosi, non è l'anamnesi, né le linee guida vengono applicate nel campo psichiatrico, né ci sono esami strumentali o indagini di qualunque tipo, o non c'è neppure un'osservazione prolungata nel tempo della patologia. La patologia, come nasce nelle prestazioni economiche al momento della presentazione della domanda amministrativa, così nasce nella proposizione dell'amministratore assistente. La persona diventa malata nel momento in cui, virgolette, viene proposto il ricorso per l'amministrazione di sostegno, e questa patologia viene costruita nel tempo. È stata posta la diagnosi, inizia la costruzione del malato. La persona viene esautorata di ogni potere di autodecisione, anche la famiglia, perché qualsiasi ricorso contro questa nomina anche da parte della famiglia viene rigettato. Non c'è nessuna tutela nella prassi, anche se le leggi dicono che si può impugnare, anche se la stessa Corte di Cassazione ha dato il potere all'amministrato di rilasciare valida procura per la propria tutela. Nella prassi l'amministrato che rilascia procura non ha né mezzi economici né quant'altro possa sostenere un valido giudizio contro questa situazione di abuso reiterato. Qui siamo nella totale violazione dei diritti umani. Può succedere a chiunque di noi diventare l'antropotano. Basta un malore, basta qualsiasi situazione di difficoltà, anche momentanea, che noi diventiamo amministrati e ci fanno dei trattamenti sanitari obbligatori totalmente fuori da qualunque normativa dello Stato italiano. Io desidero leggere le parole che ho scritto nelle mie sentenze, che ho pubblicato questo tribunale di parti, che a mio avviso racchiudono questa tematica, e poi in due parole desidero esprimere quale potrebbero essere le possibili di questa vicenda. Una ve la anticipo: innanzitutto dovremmo sollevare, e questo spero di poterlo fare personalmente con la collaborazione di tutti voi, davanti alle Camere Penali Nazionali, il problema dei reati di farsi in atto pubblico, l'ho detto in altri miei incontri, di farsi in atto pubblico, farsi biologico e farsi in perizia inerenti alle certificazioni mediche. Quindi dovremmo disquisire su questi reati penali. In dottrina giuridica, mi approfitto, e appena arrivata a Barbara Pavarotti, nonostante la condizione che vedete è abbastanza, lei è una mia collega giornalista con il suo compagno, tra l'altro matrimonio civile, non riesce più a vederlo grazie a un amministratore di sostegno.
E tra l'altro ha subito dal giudice tutelare, chiedo scusa al giudice Amato, sì, bello della diretta, ha subito proprio una chiara, diciamo, a me non interessa nulla, ma questo ve lo racconterà lei. Chiedo scusa al giudice Amato, il bello della diretta, ma vedere una donna sofferente così, una giornalista, beh, una cara collega, una collega di un certo valore che arriva in quelle condizioni perché vuole lasciare a tutti, perché ora finalmente siamo in diretta social. Le concederò 3-4 minuti in più perché, mi scusi, io l'ho interrotta, siamo in diretta social, ce ne sono tanti lì nel mondo social che ci aspettano, grazie di esserci. L'avvenimento 14 luglio, voglio dirlo a voi, non si ferma, andrà avanti per la tutela dei diritti. Grazie Barbara, e do la parola ancora al giudice Amato che credo venga per la verità. Il medico legale deve essere fondato su dati verificabili e obiettivi. I dati verificabili e obiettivi devono emergere dalla documentazione medica. Io concludo sempre la mia sentenza che argomentare diversamente da quanto esposto si appaleserebbe quantomeno illogico, incongruente ed immotivato, non conforme al diritto. Dove non vi sono, perché inesistenti, parametri certi ed oggettivi, non c'è tutela né della salute né dei diritti patrimoniali né di quelli personali. Perché io scrivo questo? Si legittimerebbe in primo luogo un pure arbitrio del certificante, quindi una valutazione personalistica che si presta a qualunque tipo di abuso, che fonderebbe le proprie conclusioni diagnostiche ad uso medico-legale, sottolineo l'uso medico-legale, su un giudizio personale soggettivo non supportato dai doni riscontri oggettivi ed un pure arbitrio del giudice e conseguentemente del suo ausiliare, il CTU, totalmente sprovvisto di elementi di verificabilità e di ripetibilità per la valutazione tecnica e medico-legale, poste successivamente a fondamento della decisione del magistrato perito superiore. Nella prassi il magistrato ricopia le conclusioni del CTU, sia per quanto riguarda le prestazioni economiche a carico dello Stato e anche negli altri settori del nostro diritto. Questo avviene e soprattutto nell'amministrazione di sostegno. Se il consulente dichiara che la persona ha bisogno di essere assistito, il giudice ricopia che ha bisogno di essere assistito. Ci saranno dei giudici scrupolosi su questo, però i numeri sia delle prestazioni economiche a carico dello Stato che quelle delle amministrazioni di sostegno ci portano a concludere che non sia così. Cioè, c'è soprattutto un vuoto tra virgolette legislativo, perché la legge sull'amministrazione sistemica è talmente ampia nel suo contenuto che alcuni giudici hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale rigettate, dichiarate ammissibile dalla stessa Corte Costituzionale anni fa, proprio perché questo contenuto è talmente ampio che può diventare una vera e propria interdizione. Ma quello che più mi preoccupa di questa vicenda è proprio l'aspetto certificativo. Una persona viene etichettata con una diagnosi che poi viene prolungata nel tempo, la persona diventa un ammalato reale a carico delle risorse pubbliche. Perché viene sottoposta a trattamenti farmacologici o di altro tipo e internata in strutture di qualsiasi tipo senza che la persona abbia, ripeto, nella concretezza, a prescindere dalla bellissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che dà il diritto agli amministrati di rilasciare valida procura, ma nei fatti questa è una pronuncia totalmente aleatoria nella prassi. Perché una persona che non ha strumenti economici e poi in base ad alcune diagnosi non è neppure credibile, non ha un'effettività della tutela. Ciò che manca è l'effettività della tutela. Questa è la vicenda di questa questione. Noi non abbiamo il nostro diritto, il nostro sistema giuridico attuale nella prassi, nessuna effettività della tutela. Non abbiamo strumenti idonei per tutelarci da questi abusi. Cosa si potrebbe fare? Innanzitutto sollevare davanti alle Camere penali il problema delle certificazioni mediche, ossia la valenza giuridica del documento medico, e stabilire dei criteri validi affinché un magistrato e tutti gli operatori del diritto possano applicare riguardo le certificazioni mediche, quali sono quelle che possano avere ingresso
nel nostro ordinamento ai fini non solo delle concessioni delle prestazioni economiche a carico dello Stato, ma anche dei diritti della persona. Quindi mettendo in discussione i reati di falso davanti alle camere penali, noi dobbiamo andare in dottrina giuridica e sollevare il problema della negazione dei diritti umani motivando questa situazione della prassi e questa mancata applicazione dei reati penali a queste certificazioni. Qui dico, l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità. Quando viene ricopiata una diagnosi che non ha i crismi della medicina. E all'interno, ripeto, del contenuto dei documenti agli atti di causa non si evince la fondatezza di tale diagnosi. La persona che viene trattata diventa un malato reale a carico dello Stato. Per non parlare dei costi umani con una situazione del genere, subiscono le persone che hanno dei familiari che sono totalmente impotenti a vedere i propri familiari di fronte a una situazione di tal genere. Secondo punto, una possibile riforma delle leggi sull'amministrazione di sostegno, a mio modesto avviso, ne dovrebbe limitare gli ambiti di applicazione, circoscriverli tassativamente, senza margini aleatori, innanzitutto, e precisare che i trattamenti sanitari obbligatori sono solo quelli previsti dalla legge. Noi non possiamo, e questo purtroppo è la realtà, instaurare con un decreto di nomine di amministrazione di sostegno un trattamento sanitario obbligatorio a debito che su decreto di un magistrato, in totale violazione dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e soprattutto del principio che ogni trattamento sanitario obbligatorio deve essere previsto dalla legge e non può essere previsto da un decreto di un magistrato. Stiamo attenti a questa situazione perché può succedere a chiunque di noi. È già successo. Quindi, dottrina giuridica e progetto di riforma di questa legge, casi tassativamente previsti e riguardo la questione dei trattamenti sanitari da esplicitare che nel caso in cui veramente non ricorrono dei casi gravissimi dove la persona non è in grado di esprimere il proprio consenso, e su questo c'è ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione riguardo alla questione dei testimoni di Geova, solo quando la persona non è in grado di esprimere il proprio consenso. Ma questo deve essere un principio rigorosissimo, altrimenti noi autorizzeremo dei trattamenti sanitari e la costruzione di malati a carico delle risorse pubbliche senza il controllo né del legislatore né dei magistrati. Siamo nel puro arbitrio, nella violenza. Questo sistema ha un solo nome, violenza, sugli ultimi, sugli indifesi, sulle persone in difficoltà e su tutti noi.